Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono il Poro Michele e oggi parliamo di retro gaming e Nintendo Switch. Come ben saprete, durante l'ultimo Nintendo Direct è stato finalmente annunciato l'approdo della libreria Super Nintendo all'interno del programma Nintendo Switch Online. Durante l'evento, questo reveal mi ha letteralmente emozionato, anzi, penso proprio che sia stato il punto più alto della presentazione. E ora che l'app SNES è gratuitamente scaricabile da tutti gli abbonati, direi che è proprio il caso di dargli un'occhiata e fare il punto della situazione. Il mio entusiasmo è giustificato o è solo un vezzo da retro gamer attempato? Ne vale la pena oppure basta e avanza una mini console classic? Cerchiamo di vederci chiaro, va! Sebbene il retro gaming sia un concetto non facilmente digeribile dal grande pubblico, secondo me bisogna fare una bella distinzione, cioè retro gaming e retro gaming. Non tutte le generazioni di console sono invecchiate allo stesso modo. Ad esempio, i primi esperimenti con i motori grafici tridimensionali dell'era PS1 accusano molto più il peso degli anni di titoli ben più vecchi in 2D appartenenti alle console a 16-bit. Il Super Nintendo, se vogliamo, è la prova vivente di quanto giochi vecchi più di 25 anni possano essere godibilissimi anche oggi. Lo stesso non si può dire del NES, questo è innegabile. Togliendo dall'equazione il parametro nostalgia, quella del Super Nintendo rimane comunque una libreria software sconfinata e piena di capolavori, che hanno molto da dire anche alle nuove generazioni. La loro presenza su Nintendo Switch è quindi un'ottima occasione non solo per aprire una vetrina sul passato e togliersi lo sfizio di aver provato un capolavoro dei tempi che furono, ma anche per appassionarsi e divertirsi. Titoli come Super Metroid o A Link to the Past rappresentano vette ludiche nei loro generi che difficilmente sono state eguagliate. E qui partiamo subito con la prima differenza rispetto alle mini console. Ma volete mettere la goduria nel poter giocare in portatile a Yoshi's Island, Mario Kart e Super Ghosts and Ghosts? Non è un segreto che per me la portabilità è la carta vincente di Nintendo Switch, caratteristica che mi ha permesso di avvicinarmi a generi che altrimenti non avrei mai giocato. E ora con tutte le comodità del caso, tra cui numerosi slot di salvataggio e selezione di titoli facilmente richiamabili dall'interfaccia di emulazione. Insomma, è pratico, veloce e divertente. E se desiderate un'esperienza più aderente possibile a quella degli anni 90, nulla vi vieta di mettervi in dock e collegare il controller USB di prossima uscita. Altra differenza fondamentale è la libreria a disposizione. Su Classic Mini, salvo modifiche non ufficiali, abbiamo 21 titoli caricati all'interno della console e nient'altro. 20 è il numero di partenza dell'app su Switch, ma come accade per il NES, saranno aggiunti titoli strada facendo, si spera a cadenza mensile. È interessante notare come le due librerie di base differiscano molto. Su Classic Mini abbiamo una quantità di capolavori di terze parti spariti dal Nintendo Switch Online. Mancano pietre miliari come Final Fantasy VI, Donkey Kong Country, Earthbound e Super Mario RPG. Di contro, l'offerta su Switch è sicuramente più di nicchia, ma molto curiosa. Stunt Race FX, Demon's Crest, Joe & Mac 2 e Breath of Fire sono dei titoli che andrebbero riscoperti con piacere. Quindi, se da una parte abbiamo 20 giochi tra cui molti capolavori ma nessuna possibilità di espansione, dall'altra abbiamo una libreria virtualmente sconfinata, afflitta però da qualche assente di troppo. Aggiungiamoci la possibilità di giocare online con gli amici, feature che spero di provare quanto prima in live con voi, e direi che abbiamo un pacchetto completo che non ha nulla da invidiare alle sue controparti fisiche. Anche se spero che operazioni digitali come questa non ammazzino definitivamente il mercato delle mini console. Sono degli oggetti puramente ornamentali e spesso rimangono lì, sullo scaffale, a prendere polvere. Ma per un feticista del collezionismo hanno un fascino decisamente innegabile. Quindi io vi dico, non solo questa offerta della Nintendo è un'ottima possibilità di avvicinarsi ad un catalogo ancora attualissimo, ma in più finalmente è un'operazione che rende giustificato il costo dell'abbonamento online. Se ormai sperare in un'infrastruttura online decente è una pia illusione, almeno l'offerta ludica del servizio online Nintendo inizia ad essere competitiva. Sarà a voi decidere se quella dei 20 euro annuali è una spesa che vale la pena affrontare per giocare ai grandi classici del Super Nintendo. Io vi saluto nella speranza di vedere presto anche le altre storiche console di Nintendo sulla nostra Switch. Ora scusate, ma ho da fare. Io sono il Poro Michele, dal Super Nintendo, ciao!